Guarda che se vai al ristorante cinese ti fa male. Non la conosci la sindrome da ristorante cinese? Mangia un sacco di spinaci che sono ricchi di ferro. Sei incinta? Devi mangiare il doppio, altrimenti non nutri il tuo bambino. Questo ed altro oggi nel terzo video dedicato alle bufale alimentari. Ciao a tutti e bentornati su Health Me Food. Oggi arriviamo alla terza puntata di questa serie di video relativi ai miti e alle bufale di alimenti, cibo e alimentazione. Ne vediamo altri 5 e cerchiamo di capire se anche in questo video, se in alcuni di questi c'è qualcosa di vero, oppure se anche per questi nuovi punti che analizzeremo ci sia solo una montatura eccezionale fatta dalla rete o da qualche fantomatico guru, o se come in molti casi accade ci siano interessi economici in ballo. Per cui, senza dilungarci con troppi preamboli, passiamo subito ad analizzare questi nuovi 5 miti assieme. Naturalmente, prima, ricordandovi che se vi siete persi i primi due video della serie, vi lascio sia il link qui sotto che da qualche parte nella schermata. Mi raccomando, guardateli. Ringraziamo tutti quanti assieme YouTube per questo. Siete pronti? Bene, cominciamo. Mito numero 1, la sindrome del ristorante cinese. Secondo questo mito, a causa di un particolare additivo usato nelle cucine asiatiche ed in particolare quella cinese, molte persone riscontrerebbero gravissime crisi di salute. Si va da un semplice mal di testa a un incremento eccessivo della sudorazione, nausea, senso di debolezza e spossatezza. In alcuni rari casi addirittura è resa necessaria l'assistenza medica, come con l'aggiunta di gonfieri vari, delle vie respiratorie, tachicardia. Il fetente che vi ha quasi portato, come dicono a Roma, sotto all'albero i pizzuti, è il temibile glutammato monosodico. Bene, io non so che tipologia di abitudini alimentari abbiate, ma se state così dopo aver avete mangiato al ristorante cinese, vi sarete mangiati le calze del cuoco cinese. Cerchiamo di capire cosa sia il glutammato monosodico. Allora, il glutammato monosodico è un sale dell'acido glutammico. L'acido glutammico, per chi non lo sapesse, è uno degli amminoacidi che compongono le proteine. Per cui questo additivo è di per sé un esaltatore di stabilità. Ma farà veramente così tanto male? Beh, ovviamente non morite se andate al ristorante cinese, anche perché il glutammato è presente in natura già in molti alimenti, come ad esempio il latte, i pomodori, i funghi. Per cui se fosse veramente così dannoso, con tutta la pasta al pomodoro o la pizza al prosciutto e funghi che ho mangiato in passato, dovrei già essere bello sdraiato. Comunque, pensate che addirittura il parmigiano ne è ricchissimo. Avete presente quelle macchioline bianche che sembrano una polverina un po' duretta, quasi croccante, che ogni tanto si vede sulla superficie? Bene, è proprio quello. Allora, perché è nata questa bufala? Nel 1968 un certo dottor Robert Ho Man Kwok, e solo spero di averlo pronunciato bene, perché dovresti darmi un premio solo per questo, scrisse una lettera al New England Journal of Medicine, affermando che ogni volta che lui andava a mangiare al ristorante cinese mostrava quei sintomi che vi ho descritto poco fa. Lui propose che fosse il glutammato di sodio e che fosse colpa del glutammato di sodio. E così la bufala prese piede e perdura ancora. Studi condotti hanno dimostrato che non c'è assoluta correlazione fra il glutammato e questa ipotetica sindrome, per cui fatevi tranquillamente due involtini in primavera. Mito numero 2, spinaci ricchi di ferro. Secondo questo mito, gli spinaci dovrebbero essere mangiati sempre e comunque perché, dato il loro alto contenuto di ferro, ed addirittura secondo il mito sono gli elementi con più ferro in assoluto, sono particolarmente indicati, ad esempio, a chi ha problemi di anemia o durante un periodo mestruale, oppure semplicemente come fonte principale di questo prezioso minerale, magari per diventare braccio di ferro. Inoltre si direbbe che, visto che il ferro proveniente da un vegetale, è migliore e fa meno male di quello di origine animale. Partiamo dalle basi. Ma gli spinaci contengono veramente così tanto ferro? A dire il vero, comunque contengono del ferro, fra circa i 2,7 mg e i 2,9 mg per 100 g di spinaci crudi. Beh, ma sono tanti o pochi? Non sono una quantità tanto piccola, ma neanche tanto eccezionale. Tenete conto che le dosi raccomandate giornaliere per gli adulti sono circa di 8 mg per gli uomini e di circa 18 mg per le donne. Ma per raggiungere quelle quantità, una donna di 30 anni, ad esempio, dovrebbe mangiare almeno mezzo chilo di spinaci al giorno. Non c'è un altro modo, magari, per raggiungere quelle RDA. Certo che ce ne sono e sono tantissimi. Ad esempio, 100 grammi di fegato contengono all'incirca 7,5 mg di ferro. Siete vegetariani? Beh, le lenticchie ne contengono sempre 7,5 mg. Amate il cioccolato? 100 grammi di cioccolato amaro contengono quasi 14 mg. Da non dimenticare poi che tutti i legumi, i frutti di mare, la frutta secca, anche solo le semplici patate ne contengono molto di più. Ma allora perché di questa bufala? Beh, il mito nasce, secondo una leggenda, nel 1880. Io non ero ancora nato, ve lo posso dire.
Non sono vecchio così tanto. Non so voi. Comunque la leggenda narra che in quell'anno lo studioso tedesco Emil von Wolf sbagliò a riportare i dati in una tabella aggiungendo un decimale in più, per cui facendo passare come se 100 g di spinaci contenessero 27 mg di ferro. L'errore, seppure corretto in maniera tempestiva, rimase comunque nell'immaginario comune. In ogni caso, questa versione non è mai stata confermata. Forse rimarrà per sempre un mistero. In ogni caso, dopo mi preparo una bella insalata di spinaci crudi che mi piacciono tanto. Fatelo anche voi. Mito numero 3. Mangia il doppio se sei incinta. Il mito sostiene che una donna in dolce attesa debba assolutamente assumere il doppio delle calorie che solitamente consuma, perché altrimenti non avrebbe modo di sostenere la nuova vita che cresce all'interno di lei. Per cui, per evitare che il nascituro venga alla luce sottodimensionato o con problemi magari di salute, sarebbe fondamentale mangiare il doppio. Niente di più falso e sbagliato. Mangiare il doppio sarebbe addirittura controproducente, perché la donna in gravidanza tenderebbe a aumentare il suo peso in maniera sconsiderata ed eccessiva. Un piccolo incremento energetico è ovviamente necessario, ma pensare addirittura al doppio delle calorie è fantascienza. Quello di cui una donna ha bisogno è di un'alimentazione sana ed equilibrata, che tenda a evitare comportamenti pericolosi, come ad esempio fumo, alcol, eccessivo uso di caffeina. Inoltre, evitare cibi come quelli non pastorizzati, come i formaggi francesi, o come alcuni tipi di formaggi o salumi, o di cibi a crudo, carne poco cotta, sushi. Per quanto riguarda il discorso energetico, nei primi 3 mesi di gravidanza circa non c'è neanche bisogno di considerare una necessità di energia in più, anche perché la differenza è di poche decine di chilocalorie. Col passare dei mesi invece si avrà necessità di calorie in eccesso, ma comunque non più di 200-300 chilocalorie in più per il secondo trimestre e una media di circa 500 chilocalorie in più per il trimestre finale. È consigliato poi soprattutto nel trimestre finale di assumere le calorie durante la giornata in piccoli pasti per non aumentare il lavoro del sistema digestivo durante la presenza ovviamente del pancione. Come dicevo prima, l'attenzione invece dovrebbe essere spostata a cosa si mangia: alimenti ricchi di acido folico, calcio, fosforo, vitamina D e un aumento della necessità proteica. Di solito nel periodo di gestazione il peso guadagnato in eccesso, che dovrebbe essere teoricamente attorno ai 12 kg al massimo durante l'intera gravidanza, sarà quello di cui la donna avrà bisogno successivamente, principalmente per la produzione del latte materno. E infatti anche durante l'allattamento è necessario avere circa 500 kcal extra dall'alimentazione. Ma comunque non sono il doppio, sono troppe. Se avevate adocchiato un tirannosauro da mangiare per cena, bene, lasciatelo lì, per i fatti suoi. Un piatto di pasta ragù sarà più che sufficiente. Mito numero 4. Non mangiare mai le arance la sera, che fanno male. Mia mamma mi ha stressato con questa storia per tutta la mia infanzia. Io ho creduto per anni che se avessi mangiato un'arancia di sera, dopo non avrei dormito tutta la notte, mi sarei trovato, che ne so, Sauron a chiedermi l'anello del potere, oppure che avrei potuto pilotare il Mazinga Z. Ero talmente convinto della cosa che l'avevo presa un po' come una sfida. Di nascosto io mangiavo le arance di sera per vedere cosa mi sarebbe successo. Testardo fin dall'infanzia. Ma è vero, se mangiamo gli agrumi di sera rischiamo veramente tanto. Il mito dice: l'arancia di mattina è d'oro, il pomeriggio è d'argento e la sera è di piombo. Per cui dovrebbe teoricamente rallentare la digestione, creare problemi di acidità di stomaco, data appunto la forte acidità e sapore aspro delle arance. Al giorno d'oggi non c'è nessuno studio scientifico che dimostri che le arance e gli agrumi in generale diano tali problematiche. Ma poi avete per caso presente che nello stomaco abbiamo dell'acido cloridico, che serve appunto per la digestione? Volete proprio pensare che una spremuta di arancia possa fare dei problemi? Gli farà un baffo all'acido cloridico. Logicamente, se una persona soffre già ad esempio di riflusso gastroesofageo, sono da evitare, così come lo sono altri alimenti come cioccolata, menta o pomodori. Ma se non avete questi problemi, l'ora non conta. Apportano tanta acqua, tante vitamine, tanta vitamina C, la vitamina A e tante vitamine del gruppo B, e poi tanta fibra alimentare. Inoltre, come tutta la frutta, sono ricchi di polifenoli, antiossidanti e flavonoidi, che sono cruciali per una migliore salute del nostro organismo e fanno tanto tanto bene al nostro sistema cardiocircolatorio e nella prevenzione dei tumori. Per cui se volete mangiarvi una bella arancia dopo cena, fate pure. E ricordate che la vitamina C in esso contenuta vi aiuterà sicuramente ad aumentare l'assorbimento del vostro pasto, per cui ottimizzerete anche l'assorbimento di questo prezioso elemento. E purtroppo non piloterete Mazinga Z, io ci ho sempre sperato. Mito numero 5. Per dimagrire veramente salta i pasti. Questa viene provata da molte persone.
Il mito sostiene che siccome per dimagrire bisogna creare un deficit calorico e quindi energetico, allora l'unica soluzione possibile è quella di ridurre drasticamente l'apporto energetico, appunto saltando i pasti. In questo modo il nostro organismo utilizzerà le scorte energetiche che sono presenti e dimagrire sarà una discesa, per cui si avrà una riduzione importante di massa grassa e a quel punto potete farvi tutti quanti l'account da influencer su Instagram. Bene, questa qui è da Guerre Stellari, nel senso, anche questo è praticamente un film di fantascienza, cioè ve l'ho già menzionato in video precedenti, ma lo ripeto qui perché è importante. Quando priviamo il nostro organismo delle calorie necessarie per il sostentamento, l'organismo non è più in grado di produrre il glucosio per fare andare avanti tutti i processi energetici. Il calo di zuccheri nel sangue provoca al cervello di modificare il nostro metabolismo al fine di evitare l'inedia. Il nostro cervello ha ancora un istinto primordiale di autodifesa e di autosostentamento. Quando non ha più fonti energetiche, abbassa drasticamente il metabolismo basale. Questa è una delle ragioni per cui quando siete affamati, che avete magari saltato un pasto, vi sentite stanchi, spossati e anche un po' nervosi. Il vostro cervello vi sta difendendo. Il cervello manderà segnale da fame di carboidrati, soprattutto cibo spazzatura o dolci, perché sono quelli che in realtà possono fornire al sangue fonti di zucchero che vanno in circolazione quasi immediatamente, essendo metabolizzate molto molto velocemente. E per cui si sortirebbe in realtà l'effetto contrario, con il nostro cervello che abbassa il metabolismo basale, per cui il nostro corpo avrà bisogno di meno calorie per vivere e noi, che invece per la fame introdurremo più calorie del nostro nuovo limite calorico, tenderemo ad ingrassare di più. Per cui saltare i pasti è assolutamente sbagliato. Meglio fornire calorie in maniera continua, con mini pasti ogni 3-4 ore. In questo modo otterrete fonti continue di zucchero, sali minerali, vitamine e antiossidanti per una migliore salute del vostro organismo, che tenderà a non presentarvi la sensazione di fame e dandovi un metabolismo molto più stabile e molto più funzionale. Bene, anche per oggi la mia ve l'ho detta su queste altre 5 bufale. E voi cosa ne pensate di queste bufale in particolare? Le avevate già sentite? Avevate provato a utilizzare qualcuno di questi metodi per raggiungere gli obiettivi che vi venivano citati nei miti, come ad esempio il saltare i pasti? Ne avete altri in mente che pensiate debbano essere trattati? Per favore fatemelo sapere nei commenti qui sotto. Come sempre, se ci sono argomenti che vogliate che io tratti sul canale, per favore fatemelo sapere nei commenti qui sotto, oppure potete anche chiedermelo mandandomi un'email al mio indirizzo che è info@earthmefood.com e risponderò a tutti quanti voi. Vi ricordo che tutti quanti potete anche seguire solo i miei audio podcast sia su iTunes che su Spreaker che su Spotify, in modo da farvi ascoltare i miei contenuti anche attraverso dell'uso del solo audio, così potete sentirli mentre fate dell'altro. Tra l'altro ho creato anche un nuovo canale YouTube in cui potete ascoltare solo i podcast di questi video. Sono presente anche su tutti i social networks, sono presente su Facebook, Instagram e Twitter. Come sempre sto cercando di crescere il più possibile su tutti questi social in modo da poter portare il mio messaggio salutista a più persone possibili, per cui condividere questo video sui vari social networks è una delle cose che potete fare per aiutarmi a diffondere il mio messaggio salutista. Se poi non volete anche perdervi i miei video successivi, vi ricordo di iscrivervi al canale e di cliccare la campanella delle notifiche. Saranno due semplici azioni e molto veloci e mi aiuterete a fare crescere il canale. Inoltre, come sempre, se volete scoprire chi io sia e di cosa mi occupi, potete visitare il mio sito internet www.healthmefood.com. Anche per oggi vi ho annoiato abbastanza e vi lascio andare, ma mi è rimasta come sempre la cosa più importante da dirvi, che è eat well, live well and smile. E ci vediamo la prossima volta. Ciao!